Buongiorno ragazzi, ieri sera seratina con Kiji, finita non troppo tardi, però è stata divertente, ecco, mettiamola così. Io sto avendo dei problemi, che brutta luce, sto avendo dei problemi di sonno, cioè nel senso che non riesco a dormire, infatti sono esaurita. Sono andata a fare la doccia e al mio ritorno è arrivato Riccardo con il caffè portato dalla caffetteria e un biscotto a forma di pesce che ha preso dal negozio dei biscotti a forma di pesce che c'è sotto casa. Adesso ve lo faccio vedere. Qui c'è il mio caffè e qui c'è il mio biscotto a forma di pesce. Guardate che carino. Tieni, amore, è ancora caldo. Io quello con gli azzurri. Allora, ci sono tre gusti, ve l'avevamo già detto in un vlog. Questo qui, aspetta che lo faccio vedere, che è un po' più scurito. Proprio un pesce. Si chiamerebbero tagliati, però per noi sono i biscotti a forma di pesce. Certo. Questo qui è con i fagioli a zucchi, che sono praticamente la cosa che troverete ovunque nel cibo giapponese, specialmente nei dolci, no? Nei Perché dolci, vengono sì, comunque, nei dolci. molto utilizzati nei Una cosa di dolci. buona lingua. Poi c'è uno con le patate. Banana dolce. Patata dolce. Non c'è la collaborazione con gli Aerosmith. Purtroppo. Ma che cazzo? Dalla nostra cappa si sente l'esterno. Cioè, la casa è isolatissima, ma dalla nostra cappa si sente l'esterno. Se non ho capito male, sono dei nostalgici. Ma infatti il tenore non era per niente carino della musica, ma veramente? Ma su così? Allora, già il fatto che dalla cappa si senta l'esterno per me è una cosa folle. Cioè, la casa non si sente niente, ma i suoni arrivano da qua. E i nostalgici, che culo. Torniamo a cose molto più carine, tipo i biscotti a forma di pesce. Quindi c'è quello con la patata dolce, non c'è quello degli Aerosmith, ma secondo me i tizi che fanno la collaborazione con gli Aerosmith, che dovrebbe essere un biscotto a forma di pesce con dentro tipo le No, pensavo gli aerosmith. mele. Devo ancora bere il caffè, Perché ma non sono le pronta per le. Non lo so, gusto Aerosmith, dentro ci sono mele? C'è una le mele. canzone degli aerosmith sulle mele? Un gioco di parole sulle mele? No. Boh, a me non risulta, non mi ricordo. E secondo me può essere che quelli che hanno il coso Aerosmith siano una catena di biscotti a forma di Ma pesce? anche il nostro fa parte della catena, ma non ha quello con dentro gli Ah, Aerosmith. fa parte di una catena, pensavo fosse un. Niente. Va bene, e questo invece, che è il mio prefer, è quello con la crema, giusto? È super friabile. E dentro c'è la crema pasticcera. Lucida. Lucida e morbida. Grazie, amore mio, del caffè e del biscotto a forma di pesce. Prego, amore mio, del caffè e del biscotto a forma di pesce. Eccolo qua. Quindi praticamente girano ogni tanto. E sono nostalgici. Nazionalisti nostalgici del periodo, dell'ultimo periodo imperiale del Giappone, non è proprio storicamente uno dei migliori. Fuori gli stranieri dal Giappone, anche mi dicevi. Sì, lo dicono, no, no, Ah, lo dicono, non c'è che scritto cute. questo, c'è scritto un'altra cosa. Amazing. Tornando ad argomenti molto più belli, possiamo far vedere questa cosa? Tu ti sei svegliato pettinato. Cioè, ma posso? Sei un bono pazzesco. Buon Shunsuke Miyamoto sa quello che fa, eh. È Infatti, solo ma. che a Jingumae non ci passa la verde, per cui No! non sarei comodo Tutte ogni le 3 settimane, settimane? no? No, poco pratico un aereo. Benvenuti nel mio bagno. Il rumore che sentite è quello della ventola. Non ho ancora fatto skincare stamattina, perché comunque devo lavorare al computer. Cerchiamo di lavorare parecchio, soprattutto la mattina, quando in Italia è ancora notte, per cercare di portarci avanti. Poi ci godiamo un po' il pomeriggio, la sera, un po', e poi quando torniamo a casa ci rimettiamo un po' sul
sul computer e non ho fatto skincare perché appunto devo lavorare al computer e ne approfitto per fare il Tattoo Brow di Maybelline, che io, cioè, non vivo senza questo coso, lo adoro perché mi, cioè, mi ravviva il tatuaggio che ho sotto. Di solito lo tengo tutta la notte, però. Io utilizzo il colore light brown, però anche tipo chocolate brown ho provato ed era anche ok. Qui c'è scritto di tenerlo 20 minuti, ma come vi dicevo io lo tengo su anche tutta notte e mi dura di più. Se lo tengo su solo 20 minuti mi dura un paio di giorni. Però sti cazzo, adesso cerco di tenerlo su il più possibile, poi si toglie. Peel off, potete utilizzarlo anche se non avete il tatuaggio, però io mi trovo proprio bene perché mi toglie un po' quel grigino, il tatuaggio sarebbe da ribattere e mi dà un po' quell'effetto pieno. Non ci crederete, ma la mia idea di arrivo e mi vado subito a costruire una skincare routine non si è attuata tuttora. Al momento ancora non ho comprato una mazza di prodotti skincare. Mi sono portata la mia skincare routine Paula's Choice che vi ho fatto vedere su Instagram e che mi ha letteralmente salvato la vita dalla disidratazione in post aereo. Già sapete che la mia pelle tendenzialmente è disidratata, l'aereo me la spacca di solito, invece qua non ho avuto problemi, anche grazie a questa skincare routine, secondo me. Anche perché il clima qui è secchissimo, secchissimo, c'è tanta aria e quindi sì, insomma, mi ci serviva una skincare routine di livello. Che è questa qui, abbiamo l'esfoliante, il siero booster ai peptidi, questa linea omega è fantastica, e la crema solare e poi quello, un olietto di Sunday Riley. Mi ero portata giusto un paio di campioncini. L'unico acquisto vero e proprio che ho fatto è questo balsamo struccante Lululun, che è veramente ottimo, è quello idratante, mi sta piacendo moltissimo, c'è la sua spatola, è davvero ottimo. Però ecco, devo ancora andare dove dico io a comprare delle cose. Ieri sono andata a Shuemura, e il negozio bellissimo è ad Harajuku, vicino a una via che si chiama Via dei Gatti, ma non ci sono i gatti, è una via piena di negozi, molto occidentale, mi ricordava un po' Los Angeles, infatti è vicino ai negozi quelli di lusso a Omotesando. Sai che chiedo a Riccardo come si chiama? Cat Street. Cat Street, era più... Ok. Cat Street, Harajuku, Jingumae. Lì c'è un negozio giga grosso di Shuemura, bellissimo, il monomarca. E stavo andando per vedere di comprare l'Ultimate, l'olio struccante che avevo comprato nel 2019, che mi era piaciuto tantissimo. Ma comunque sono 30 euro più o meno. E secondo me con quei soldi posso prendermi altro. Perché sì, mi è piaciuto tantissimo. Non so neanche se in Italia si trovi, però secondo me posso prima spendere i miei soldi in un altro modo. Ho già visto delle cose in drugstores e pharmacies e voglio assolutamente andare. A proposito di drugstore, pharmacies, creme, eccetera, vi avevo fatto vedere su Instagram, mi sembra, che ho fatto il pieno di queste creme qua, della Johnson & Johnson, perché qui hanno delle linee, come si dice, a parte per il Giappone. Anche la Nivea, lo sapete, vi ho fatto vedere su Instagram le creme solari Nivea per il Giappone, sono pazzesche. E anche le creme corpo non sono da meno. E questa qui è la lavanda e camomilla. Allora, è molto buona, sono molto delicate, perché qui in Giappone, almeno qui a Tokyo, ho notato che con i profumi ci vanno molto cauti. Questa è una cosa che mi aveva già detto anche Riccardo, fa occhio ai profumi che ci portiamo, non facciamo le nostre arabate che piacciono tanto a noi, quindi lasciare la scia. Non deve essere, da quello che abbiamo anche percepito, troppo preponderante. E infatti anche le creme corpo sono veramente delicatissime, molto delicate, molto belle da spalmare, sono idratanti, sono leggerissime, ma la profumazione è veramente molto delicata. E un'altra cosa che ho notato è che loro, a livello di capelli, non usano tipo profumi per capelli o shampoo secco. Shampoo e balsamo
più frequenti che ho trovato come tipologia un po' di livello alto, a parte Moroccan Oil, che ho visto che va tantissimo, abbiamo cose alla cheratina, cose riparatrici, anche disciplinanti e qualche shampoo, come si dice, purificante, però per la maggior parte sono prodotti di questo tipo. Amano follemente gli oli, io vedo pareti di oli per i capelli. Cercavo un profumo, perché comunque qui vai nei posti, vai in metro, non è che la città ha odore, però spesso magari ti vai a mangiare il ramen, i vapori, eccetera, la roba un pochino ti rimane sui vestiti e sui capelli, e cercavo proprio un profumo per evitare anche di lavare i capelli tutti i giorni. Non ne hanno, loro non ne hanno. Gli unici profumi che ho visto sono questi, di questo tipo qua. Questo l'ho comprato da usare come profumo, ma in realtà sarebbe una night mist che loro utilizzano prima di andare a letto per rilassarsi. È un profumo delicato, ma loro lo utilizzano per andare a letto. Ne ho visti già un paio di queste night mist. Io lo uso come profumo per rinfrescare un pochino i capelli. Siamo venuti in questo department store e abbiamo trovato un corner di Mufu Sand. Cioè, attenzione, potrei non resistere io a questa cosa, ragazzi, ve lo dico. Perché c'è anche questo, cioè, c'è anche lui. Ci sono un sacco di peotti con Mufu Sand che fa cose. Questa è una mucca, però guarda che tenerezza che ci sono anche questi. Per favore. Però non c'è il panda rosso. A me piace molto anche lui col suo pancake che si apre molto. Alla fine ieri sera siamo andati a fare un giretto per Shinjuku. Dovevo passare da Uniqlo perché avevo bisogno di alcune cose termiche. Io non ho mai provato a comprare quelle magliette tipo heat tech, quindi sono andata a comprarne un paio, visto che poi le temperature qui si abbasseranno. Ma non farà freddo come in Italia, quindi wow. Tra l'altro costano pochissimo, tipo una maglietta l'ho pagata 6 euro, cioè. E dopodiché vicino ad Uniqlo, quello di Shinjuku, non della stazione però l'altro, c'era un Sugi, penso che si dica Sugi Pharmacy, che è una grandissima farmacia, cioè una catena di farmacie, questo sì, catena di farmacia direi, e quella era enorme, doppio piano. Ci sono entrata e oltre a tutto il reparto appunto medicinali e robe del genere, c'era anche un reparto beauty, e vi giuro che sono dovuta uscire perché mi girava la testa. Non capisco niente, a parte il make up che neanche lo guardo perché avete visto nei vlog, è proprio... Lato skincare devo assolutamente documentarmi perché non ci capisco niente, è pieno di marche che non conosco, e quindi ho detto ok, basta, mi sono sentita super overwhelmed e me ne sono andata. Dovrò fare un po' di ricerche e poi capire che cosa acquistare. Poi siamo andati a mangiare ramen qui vicino a casa, il posto dove siamo andati il primo giorno, tra l'altro, appena arrivati, e basta. Cioè, mi sono ficcata a letto, stiamo guardando Squid Game, la sfida su Netflix, quindi ieri serata easy. Oggi invece vogliamo andare a Shibuya perché voglio ritentare la mia fortuna a Shibuya 109, che è questo palazzo pieno di negozi. Già nel 2019 me l'avevate consigliato, vai perché è una figata, trovi un sacco di vestiti fichissimi. Il problema è che io sono fuori misura, sono troppo grandi, io sono alta 1,73 più o meno e sono troppo grande. Ieri ho visto delle calze termiche da in farmacia e la taglia LXL, o loro la chiamano LLL, arrivava ad una lunghezza solo di 1,73. Cioè, infatti nel 2019 non ero riuscita a trovare niente, a comprare nulla. Siccome in metropolitana nei giorni scorsi ho visto una ragazza che aveva un trench stupendo, super femminile, con degli inserti di finta pelle, era bellissimo. Ho detto no, voglio anch'io qualcosa di simile. Ok, siamo assolutamente fuori stagione per i trench. Però ho detto mai dire mai. Quindi insomma voglio andare, anche perché una cosa che ho notato
a livello proprio stilistico è che, tralasciando il mondo un po' alternative, che tra l'altro sto vedendo molto più florido rispetto al 2019. Nel 2019 era tutto molto basico, sia a livello di ok makeup, ma anche a livello di stile. Infatti era una cosa che mi aveva colpito molto, perché pensavo di trovare un po' più di moda alternativa, persone che si vestono in modo un po' più alternativo. Invece no, questa è una cosa che mi aveva un attimo stupito. Adesso questa cosa è tornata, perché vedo molte più persone, ragazzi e ragazze, con uno stile pazzesco. Ma in linea di massima, la maggioranza delle ragazze qui, delle donne, è molto femminile. È difficile vedere persone senza un minimo di tacchetto. Quasi tutte le ragazze e le donne portano la gonna, che sia lunga, che sia corta, ma comunque la gonna. Sono estremamente femminili. Infatti io qui risulto quasi mascolina col mio stile di abbigliamento. E come sempre, quando vado nei posti, cerco di appunto guardare in giro e capire quello che ho capito da questo viaggio, che sto capendo in questo viaggio, guardando appunto la moda e come si vestono le ragazze giapponesi e le donne giapponesi, è che sì, ok, io non avrò mai il loro stile, però vorrei vestirmi un po' più femminile, quindi magari mettere più gonne, che non metto quasi mai. Vorrei mantenere comunque il mio stile, però un po' più femminile. Comunque avete visto le sopracciglia? Non ci ho fatto niente. Sono belle colorate già di loro, e questo è il risultato del Tattoo Brow di Maybelline, che comunque vi linko qui sotto. Per me è una bomba, io non riesco a star senza. Una volta, due al mese lo faccio. Come palette ho portato via la Pretty Grunge di Huda e questa palette. Queste palette che ho fatto io di Nabla, e poi tipo questi che sono di Odin's Eye, ma ve li devo far vedere bene, non ho ancora avuto modo e tempo, e anche questi ombretti pazzeschi di Pupa che sono fantastici. Oggi ho messo un po' di ombrettino nella piega e illumino un po' con Maverick qua così. Sono pigmentatissimi questi ombretti, la adoro questa palette, santo cielo! Sto usando il telefono qua stamattina perché con la macchinetta fotografica che ho preso... Macchinetta fotografica! Che old school! Madonna mia, siamo tornati indietro! Con la robetta lì, la macchinetta che ho preso, non ho un coso che me la tenga alta. Che capacità di linguaggio stamattina? No, l'abbiamo lasciata a letto. Comunque guardate, alla fine l'ho trovato! Da Don Quixote! Si può anche appoggiare, ma non si può chiudere. Quindi sarà un po' ingombranti, cioè, però sti cazzo. Comunque ieri sera in farmacia... Farmacia vuol dire posto dove vendono di tutto. Anche cibo, dipende da quanto è grande, quindi... diciamo farmacia da sughi, ho visto in realtà che hanno lo shampoo secco. Io da qualche parte forse avevo detto che non c'era, o l'ho pensato, lo devo dire nel vlog, io ormai ho perso il giro. Comunque ce li hanno, non è una cosa molto diffusa, ma l'ho visto. E ho visto anche tipo fragranze per il corpo, quindi fragranze capelli apparentemente solo per dormire meglio la sera. Fragranze per il corpo ce le hanno, ovviamente gusti caramello, unicorno, robe del genere. Avevo anche quasi pensato di prenderle, ma come vi dicevo anche le creme sono poco persistenti, anche le fragranze saranno poco persistenti, perciò a me piacciono cose più intense, non vado a spendere i miei soldi in quel modo. In quel modo. Cioè, se è meno intenso delle mie acque profumate Bath & Body Works oppure Victoria's Secret, non ne vale la pena. Questa qui è la classica Omuraisu, che è praticamente un omelette, questo è ketchup e dentro c'è del riso, però qui c'hanno un sacco di variazioni, ad esempio c'è la versione anche soufflé, che è più soffice. E io l'altra volta avevo provato questa zozzeria allucinante che era soufflé con dentro la lasagna. E credo proprio che ripeterò l'esperienza. Vabbè ragazzi, ma di che cosa parliamo esattamente? Fammi vedere il tuo. Alla fine il tuo com'è?
Demi glass, manzo e funghi. Wow. Super fluffy. Molto fluffy. E spoiler, qui sotto c'è la masa. È una delle cose più zozze mai provate, ma troppo buona. È anche senza senso. Forse. Sì. Però... il senso ce lo trovo. Sì, anch'io, perché è troppo buono. Cioè, che bella che è incandescente. Tra l'altro stavo notando che lo metto qua, il logo, assomiglia al nemico del primo Gatto con gli stivali, no? Humpty Dumpty. Humpty Dumpty? Sì. Dai, è uguale. Non mi dispiace, non me ne pento, è una delle cose più porche ever, però buona. Ho la lingua completamente a brasa, perché poi quella roba lì non prende mai la temperatura giusta. Pago l'occasione, perché... siamo all'interno di un palazzo e siamo al sesto piano e c'è questo ristorante qua, perché qui evidentemente fanno unghie, c'è una vetrina dove fanno vedere le unghie. Siccome non posso riprendere le ragazze in metropolitana, riesco finalmente a farvi vedere questa cosa. Loro sono super plain, super tranquille, eccetera, ma con la manicure si danno molto da fare. O hanno il nulla cosmico sulle mani, quindi giusto un po' di smalto trasparente, unghia corta, oppure fanno le unghie in 3D, che adesso stiamo cominciando a vedere anche in Italia, e sono piene di decori. Queste sono anche tranquilline, tra l'altro, però vedete che c'è il fiocchetto che sporge, cioè hanno dei decori in rilievo. In questa qua si vede ancora meglio, guardate. Prima in metropolitana c'era una ragazza che aveva tipo dei piercing sulle unghie. Guardate quello con il cuore sull'anulare. Questo qui è il famosissimo Shibuya 109, che è un palazzo a Shibuya dove ci sono solo negozi d'abbigliamento. Di moda giovane. Moda giovane. Moda giovane. Vediamo se trovo qualcosa nella mia taglia. Se giocavate a The World Ends With You su Nintendo DS o nei remake, si chiamava Shibuya 104 o qualcosa del genere, per chiari motivi di copyright. Chiarissimi motivi di copyright. Amici, Shibuya 109 si riconferma per me un giga fallimento. Cosa hai comprato? Cavolo. E dico cavolo perché sennò YouTube si arrabbia. No raga, spesso le cose sono one size, quindi sono già fuori dai giochi. Una roba l'ho provato perché avevo visto un vestito carino, niente, per il resto è tutto uno stile molto femminile, molto preppy, non ci sarebbe niente di male se non fosse che le taglie non esistono. I giapponesi non sono inclusivi con le taglie né con il make-up. One size, quindi ciao, se siete delle marcantonie come me, che poi io sono 1,73 ragazzi, non sono 1,90. Niente. Nel frattempo vorrei farvi vedere invece Riccardo quanto cazzo bene sta col suo taglio di capelli, fatto dal barbiere, e gli acquisti che Riccardo ha fatto una sbrega di acquisti ed è un bono infinito, e io invece sono con i miei soliti pantaloni di Bershka. E quindi siamo venuti a Ginza, ragazzi. Ginza è il quartiere dei belli. Per quanto riguarda lo shopping, insomma, storicamente, da sempre. Skei, gli Skei. Qui da qualche parte c'è anche il palazzo Shiseido. Sì, sapete che Shiseido, Ginza, Tokyo. Dove andiamo quindi? Adesso andiamo da Wako, che volevo andare a vedere un po' di orologi. Perché siccome Riccardo, come vedete, non si è per niente... Prima l'hanno fermato per fare i complimenti come era bello vestuto. Siccome Riccardo giustamente sta come i Sims, beccando ogni accessorio, io sono solo invidiosa. Anche, cioè, non solo Shiseido di Ginza, anche Seiko e anche Gran Seiko di conseguenza. Andiamo a vedere gli orologi. Ginza è veramente un quartiere da belli. Ci sono dei palazzi interi in monomarca che vedrete fra poco, palazzi anche solo di Seiko, orologi, è pazzesco. Guardate, questa è Prada e questo è il Ginza 6, che è un department store famosissimo, enorme e super di lusso. Siamo venuti a Ginza 6, abbiamo fatto un giretto, ho fatto un sacco di shopping mega figo. Ta-da! E siamo venuti su al rooftop perché c'è un giardino e ragazzi è stupendo. C'è anche la pista di pattinaggio. Dov'è? Quella.
Quella la pista di pattinaggio? Sì. No. E in mezzo, se non sbaglio, vado a memoria, quell'installazione dovrebbe ricordare la Capsule Tower che è stata demolita qualche anno fa, che era un palazzo assurdo che si trovava qua a Tokyo, appunto. Siamo sul tetto, si vede tutto, guardate che roba! Guardate quanto sono alti questi palazzi, raga! C'è proprio tutto il giardinetto, cioè è troppo carina questa cosa. E lì in fondo abbiamo la Tokyo Tower. Stupenda. Come vi dicevo, a Ginza c'è anche la sede Shiseido, che ha ben due palazzi. Uno è per lo shopping beauty e l'altro è lo Shiseido Parlor, dove al primo piano troverete dei dolci in vendita. In un altro piano c'è una sala da tè, se non erro. In un altro c'è un ristorante, in un altro c'è un cocktail bar. E se non sbaglio c'è anche un museo. Mentre nell'altro ci sono tutti i prodotti beauty in vendita, sia make-up che skincare dedicata all'uomo, che skincare per tutti. Ci sono tutte le linee. Mi sono fatta dare qualche campioncino e lo proverò prossimamente.